Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e bentornati anche gli ascoltatori del podcast. È appena finita la tappa numero 13 di questo Giro d'Italia, la tappa più facile sembrava dall'altimetria con soli 150 metri di dislivello, ma ci ha comunque regalato delle emozioni. Abbiamo visto vincere per la terza volta in questo Giro d'Italia Jonathan Milan, che sta facendo vedere giorno dopo giorno una superiorità rispetto a tutti gli altri velocisti. Sta facendo vedere la stessa cosa che sta facendo vedere Tadej Pogacar con gli altri uomini di classifica, quindi siamo contenti di questo Jonathan Milan che sta andando fortissimo. E mi è piaciuto rivedere il treno della Lidl Trek, un treno che non si vedeva da tanto tempo, un treno che richiama i vecchi tempi con gli storici treni di Cipollini o Petacchi o di Cavendish. Quando ho visto la Lidl Trek che in meno 2 km sono messi tutti davanti e sono rimasti là, perfetti, fino all'arrivo quando si è messo davanti Jonathan Milan è andato a concludere un ottimo lavoro della sua squadra, un ottimo lavoro della Lidl Trek. Ma prima di questo però sono successe tante altre cose. Andiamo a vedere cosa è successo fin dal chilometro zero. Chilometro zero parte subito una fuga e la lasciano andare, perché si sa che in queste tappe quando parte la fuga bidone normalmente viene ripresa, perché le squadre dei velocisti vogliono arrivare allo sprint e ovviamente tengono la corsa chiusa. Partono in tre. Ritroviamo ancora per la terza volta in questo Giro d'Italia Andrea Pietrobon della Polti. Oltre a lui troviamo due corridori della Bardiani, uno è Tarozzi e l'altro è Tonelli. La fuga poi è stata ripresa all'incirca in meno 40 km a causa dei ventagli. I ventagli che hanno reso la corsa molto più bella da vedere, non penso da correre. Ai meno 50 all'incirca è esploso il gruppo, si è diviso in tre tronconi. Davanti nel primo gruppetto c'era qualche velocista tipo Groves assieme alla Alpecin, e c'erano gli uomini di classifica, c'era davanti Pogacar, c'era Thomas, era Aresman, ma il gruppo non era foltissimo. E dietro di loro, attenzione, c'era il gruppetto quello un po' più folto, dove c'era dentro Jonathan Milan assieme alla sua Lidl Trek, e c'era dentro qualche uomo in realtà non di classifica ma nelle posizioni di rincalzo, tipo Juan Pedro Lopez, tipo Pozzo Vivo, che addirittura era nel terzo gruppo perché si era diviso in tre tronconi il gruppo. E è stato molto bello vedere una tappa di questo genere, una podia, addirittura una tappa quasi nordica grazie al vento che c'è stato. Abbiamo visto quindi una situazione dell'incirca 20 km di follia, finché poi i tre gruppi si sono raggruppati. Prima il secondo gruppo è rientrato sul primo e poi anche il terzo gruppo non ha avuto problemi entrare nel secondo, e come è successo? E poi quando si sono raggruppati tutti i gruppi c'è stata una situazione di gruppo compatto e si sono anche rilassati un po'. Difatti in questo rilassamento hanno provato a fuoriuscire poi in due, uno era Marcellusi della Bardiani e poi un corridore dell'Intermarché. Hanno guadagnato all'incirca 30 secondi, ma le squadre dei velocisti erano belle calde. Allora, in realtà, a vedere quanto ha speso Milan, perché comunque nel gruppetto dietro si vedeva che era un po' agitato, si vedeva che voleva chiudere subito e si è messo lui in prima persona a chiudere il buco. Ovviamente non ha tirato e basta, ma hanno girato in doppia fila e ha dato un bel po' di cambi. Però questa cosa ha reso questa gara, che sembrava noiosa, l'ha resa molto più interessante e molto più bella da vedere. Intanto vi lascio qua la classifica dei primi 10. Troviamo, oltre a Milan, che ha vinto la tappa, in seconda posizione Anil Koski della Cofidis. Anil Koski che va molto bene in questi arrivi un po' tortuosi. C'erano un po' di curve negli ultimi chilometri e è un corridore che si sa muovere molto bene in questi tipi di arrivo. In terza posizione c'è Phil Bowes e in quarta posizione, attenzione, Van Dijk della Visma. La Visma che è stata molto sfortunata, non ve l'ho detto l'altro giorno, ma si è ritirato Chan Uydebroeks per un virus e penso molto probabilmente un virus che ha preso anche Olaf Koy, un virus che girava all'interno della Visma, è quello che è saltato fuori. E quindi dai, con la quarta posizione di Tim Van Dijk si stanno riprendendo, soprattutto Van Dijk, io non l'ho mai visto fare una volata di questo tipo. Per la classifica generale non è cambiato niente oggi, visto la tappa piatta, ma ora andiamo a vedere la tappa di domani, perché la tappa di domani è la cronometro,
è la seconda cronometro di questo giro e stiamo parlando di addirittura 31,2 km e soli 150 metri di dislivello. In questo caso però la classifica subirà sicuramente delle variazioni, perché all'interno troviamo diversi scalatori tipo Rubio, tipo Fortunato, che secondo me in questi 30 km rispetto a gente più esperta tipo Aresman, che è in decima posizione attualmente, prenderanno delle belle batoste. E detto questo, oltre a loro, nelle prime posizioni in classifica, Pogacar ha vinto la cronometro precedente e ha dimostrato, non solo in quella cronometro ma anche in altre, che va molto forte a crono, e soprattutto in un giro a tappe, quando sono corse già 2 settimane praticamente di corsa, riesce a essere molto performante. Martinez, Thomas sono gli altri due nel podio, che hanno, Thomas in realtà non nell'altra crono ma storicamente un molto forte cronometro, Martinez invece è andato molto bene nella crono precedente, quindi molto probabilmente non, secondo me non ci saranno variazioni all'interno del podio momentaneo. Però occhio che in quarta posizione c'è sempre Ben O'Connor, che anche lui nella scorsa prova a cronometro ha dimostrato di andare molto bene. Ha preso all'incirca 20-30 secondi di ritardo da Martinez, Thomas, però con un salto di catena, e quindi secondo me è all'incirca al loro livello e chissà che non si possa avvicinare in zona podio. Qua in quinta posizione della generale c'è anche Tiberi, che anche lui non soffrirà la crono, secondo me, anzi speriamo che può guadagnare del terreno rispetto ai suoi rivali e si può avvicinare alla zona podio. Perché Tiberi, comunque, non dimentichiamocelo che da juniores ha vinto un campionato del mondo avendo un problema tecnico, proprio come è successo a Connor nella scorsa cronometro, diciamo. Ha avuto un salto di catena a inizio cronometro e poi è riuscito a rimontare fino a vincerla poi. E detto questo, però, andiamo a vedere chi è il mio favorito di domani. Vi ricordo che nelle ultime tappe, quella in volata, forse era un po' scontato, però ho indovinato Jonathan Milan nella tappa di domani. Spero sia arrivata l'ora di vedere finalmente vincere Filippo Ganna. 31,2 km sono le sue distanze, ne ha già vinte di cronometro di queste distanze, ha già vinto tante cronometro Filippo Ganna, e speriamo che domani sia la sua giornata e lo vedo come favoritissimo. E detto questo, abbiamo visto tutto, anzi no, non abbiamo visto tutto. Ve lo dirò nel prossimo DS Cycling, però ve lo accenno già oggi. Si vocifera che Tom Pidcock abbia firmato un contratto con la Bora, oppure vorrei meglio dire anche Red Bull Bora, perché dal Tour de France cambierà il nome. Ci sarà un video speciale per questa cosa, perché la storia del team è molto bella, secondo me merita raccontarla. Tom Pidcock è un corridore sponsorizzato Red Bull, lo è ormai da anni. Su strada in realtà non porta il caschetto Red Bull, ma lo porta sia in mountain bike che nel ciclocross ormai da tempo. E questa cosa che Red Bull c'ha un team, secondo me cambierà drasticamente il mondo del ciclismo, ma ne parleremo poi con calma più avanti. Volevo solo spoilerarvi questa cosa. E mi raccomando, condividete il video, perché non era ancora uscito fuori questa notizia, ho visto. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale e accendete la campanellina. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.